Benvenuti nello spazio rant. È il momento di rantare. Di rantare su questo coso. Che è un Raspberry. È un Pi 3 Model A+. Vabbè, modello A+. A+. Rantiamo. Perché? Perché questo coso ha l'uscita HDMI e ha l'uscita video composita inserita in questo fottuto jack a 4 pin. E io mi sono detto, ok, avranno seguito lo standard, quindi qualsiasi cavo audio-video delle telecamere, come per i Raspberry Pi 2 Model B e come per i Raspberry vecchi, se non mi sbaglio, insomma, c'è una serie di Raspberry che usa esattamente questo cavo e quindi questo cavo andrà bene. Quindi dai, colleghiamo il televisore video composito a Raspberry. Dai, accendiamolo questo Raspberry. E quindi colleghiamo il video al televisore. Dai, che ci vuole? È una cosa tanto semplice da fare con una mano sola, poi. Ecco cosa succede. Vabbè, voi vi direte, ok, saranno i sincronismi, basta regolare il sincronismo. Invece no, invece non succede un cazzo col sincronismo. E voi direte, ma che cazzo succede qua? È il cavetto che non funziona? No! E ho preso il treppiede per dimostrarvi che sono degli stronzi. Perché questi stronzi hanno fatto una stronzata. Io adesso prendo un cavo dritto e lo metto nella presa audio video del TV ed eccolo qua. Ok? Questo è il cavo standard che usa tutto l'universo, tranne forse Apple. E se io metto a contatto i due connettori, massa e positivo del segnale, come vedete non si vede una beata minchia, per usare un termine tecnico. Ma se io li inverto, massa con segnale, ecco che qualcosa comincia a vedersi. E quindi adesso sì che posso regolare il sincronismo. Guardate quanto sono stronzi questi produttori del Raspberry. Quanto siete stronzi da 1 a 10. Adesso io prendo il segnale positivo qui con un suicide cable, come viene chiamato. Prendo la massa qui. Ok. Dopodiché li collego al segnale. Al contrario però, vediamo, la massa la prendo da un altro connettore. Qua. E il positivo da qua. Ecco, così è al contrario. Ovviamente. Quindi prendo il segnale qui e la massa qua. Ed ecco fatto che con un pugno di cavi del cazzo ho dovuto prendere e modificare un cavo standard. Invece no, questi dementi della Raspberry Foundation o chi cacchio produce queste maledette schede ora mi costringono a comprare un cazzo di cavo apposta invece di comprare un normalissimo cavo. Perché? Perché hanno deciso stronzamente di invertire il segnale con la massa. Ma andatevene tutti a fare. Ora sarà anche una riparazione di merda, però questo gigantesco condensatore, che potrei anche aumentare di valore, guardate cosa succede se io spengo e riaccendo velocemente la corrente. Visto? È sempre lì. Ecco, adesso ho esagerato. Però il discorso è che un condensatore così grosso mi resiste meglio ai transitori di alimentazione. E quindi, specialmente dalle nostre parti, quando la luce diventa ballerina, specie quando piove, questa è un'ottima cosa. Bene. Questo da 4007 funzionerà sicuramente meglio. Proviamolo. Proviamolo al volo. Con i transitori bestiali fatti a mano. Ecco fatto. Ok.
Facciamo di fare il boot. Povero Raspberry, maltrattato a colpi di alimentazione accesa e spenta. Ora lui dà l'errore sul file system, d'accordo. Ecco, vedi? Questo forse è un po' meglio. Infatti posso stare un po' più di tempo. Ecco, adesso è veramente esagerato. Però, insomma, il TV si spegne e lui invece no, resiste.